Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di un fumetto Marvel un po' tanto particolare, ovvero Eroi a casa. E sì, potrebbe essere un video un po' più breve del solito, ma anche il fumetto è un po' più breve del solito, in effetti. E non tanto per il numero di pagine, sono 80, ma perché ogni pagina è una vignetta, già. Ma parliamone rapidamente. Allora, iniziamo dal principio. Cos'è Eroi a casa? È un fumettino cartonatino che nasce per ricordare questo anno che abbiamo passato tutti in modo decisamente diverso dal solito, e a quanto pare lo hanno passato così anche gli eroi Marvel. Ora, da noi arriva senza particolari indicazioni di età, ma nasce, almeno negli Stati Uniti, come un prodotto dai 10 anni in su. E effettivamente sarebbe un ottimo libretto da regalare ai vostri nipotini, figli, fratellini più piccoli o qualsiasi cosa, perché effettivamente è assolutamente di comprensione super semplice, ma devo dire che alcune storie sono decisamente divertenti a qualsiasi età, altre un po' meno. Ma parliamo rapidamente degli autori. I testi sono di Zeb Wells, autore decisamente poliedrico, ha scritto un po' di tutto, per Marvel veramente tante cose, da Spider-Man Tangled Web a Peter Parker Spider-Man, passando per Amazing, Venom Dark Origin, New Warriors, Heroes for Hires, New Mutants, veramente tantissimo materiale. E fra l'altro fa anche il doppiatore per prodotti animati. Per quanto riguarda invece i disegni, sono di Guri Iru, che in realtà non è una persona, ma un gruppo di autori. Sono giapponesi, originari di Sapporo e vivono a Saitama. I loro veri nomi sono Chifuyu Sasaki e Naoko Kawano, e prevalentemente lavorano comunque per il fumetto americano, sia in Marvel che DC e persino Dark Horse. Fra i vari fumetti che hanno realizzato, Avatar The Last Airbender, i Power Pack, varie avventure di Gwenpool, ma in realtà molti molti altri speciali, ovviamente tutti con uno stile abbastanza giovane. Ma andiamo a parlare un pochino di più dell'edizione nostrana e originale di Eroi a casa. Ora, mi posso basare semplicemente sulle note di Amazon America, dove ho visto che in realtà là il fumetto è ancora più piccolo. Qui so che sembra molto molto piccino, ma alla fine come dimensioni siamo nell'ordine di un qualsiasi fumetto giapponese. Negli Stati Uniti invece credo fosse addirittura più piccolo, e da quello che ho letto dovrebbe essere 12x12 contro i 17x17 della nostra edizione. Ora, non sono sempre attendibili le dimensioni indicate su Amazon, per cui non si sa. Però può essere che Panini abbia scelto di farlo leggermente più grande, anche se non so bene il motivo. Va anche detto che alla fine ci costa 9,90 € per 80 pagine, e non è esattamente super super conveniente, viste le dimensioni. Però, passiamoci sopra, è un'opera effettivamente davvero particolare, e comunque è un numero solo. In ogni caso, all'interno troveremo 8 storie che, devo dire, si leggono piuttosto rapidamente. Il fatto è che è praticamente una vignetta a tavola e quindi inevitabilmente lo si legge nel giro di... Però, lo ribadisco, certe storie fanno molto ridere. In ogni caso, i protagonisti saranno Spider-Man in una storia un po' così sui suoi lanciaragnatele, Pantera Nera contro una torta, Capitan America che ha finito i piatti, Capitan Marvel con la storia più inutile dell'albo, a mio parere. Trovo abbastanza ridicolo come sia complicato trascrivere storie decenti della povera Carol, che, tra l'altro, è l'unica storia con dei balloons. Tutte le altre sono fondamentalmente mute, qui no, lei parla. Perché, boh. Poi c'è Hulk, storiella effettivamente un po' banalotta, una magnifica storia di Thor alle prese con i capelli, potere pelato, e quella che forse mi ha divertito di più, ovvero la storia di come Eddie Brock usa il simbionte di Venom per sopperire alla mancanza delle varie cose che in casa sono esaurite. E devo dire che sì, non mi ha veramente fatto contenere. E poi si conclude con una storia di Wolverine, che non sappiamo bene perché rimanga a casa, visto che tanto c'è il fattore rigenerante ed è l'unico immune. In ogni caso, anche questa è un po'... Però, tiriamo le somme, vale la pena spenderci 9,90 euro? No. Non sono storie particolarmente importanti, non incrementeranno la vostra conoscenza e cultura, però va anche detto che è un albo decisamente fuori dai canoni, di un periodo totalmente fuori dai canoni, e che alla fine non mi dispiace di aver comprato. Viviamo comunque giorni strani, e in qualche modo avere un fumetto di questo tipo, un po' come quello di Leo Ortolani sul lockdown, secondo me ci aiuteranno a ricordare negli anni. Sarà comunque in un certo senso piacevole vedere e ricordare di aver passato questo periodo, quello che è stato uno dei momenti più incredibili, per quanto in negativo, di tutta la mia vita, alla fine, a livello di impatto sociale. Non credo di aver mai vissuto nient'altro dagli anni 80 fino ad oggi di questa estensione e di questa importanza. È un modo come un altro per celebrare il momento, per quanto sia un momento doloroso per molti. Quindi, alla fine, ok, è un prodotto per bambini. Sì, avrebbero potuto magari pubblicarlo specificandolo, sì,
sì, e sicuramente in ogni caso sapevo grosso modo cosa andavo a comprare ed è abbastanza evidente anche solo sfogliandolo. Quindi, a parte i soliti sfottò su Panini che mi diverto molto a fare, non ho niente da recriminare di particolare. È il fumetto come è stato previsto anche negli Stati Uniti, anche nel caso fosse più piccolo, alla fine meglio così, tanto difficilmente ce l'avrebbero fatto pagare molto meno. Ora, a meno che non abbiate le mie stesse motivazioni, non vi consiglio ovviamente di recuperarvelo. È simpatico, è un'idea originale, sì, ma non è niente di più. Però, ribadisco, è un ottimo fumetto Marvel da regalare ai più piccoli. Questo sicuramente si faranno delle grasse risate. Sono tutti personaggi conosciuti perché, bene o male, sono tutti apparsi nei film. E quindi, su questo, fateci sicuramente un pensiero se dovete fare un regalo a qualcuno. Comunque, con questo direi che grosso modo è tutto e quindi, ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando c'è il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram, parliamo di fumetti tutti insieme, un canale in cui mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo o vado in live, un altro canale con le offerte, una pagina su Instagram e un canale su Twitch in cui faccio live tutti i giorni dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 e la domenica sempre alle 21 in cui monto dei Goompla. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video.